一名受邀来到台湾五星级饭店工作的意大利知名主厨，后来呢，他决定要留在台湾了，跟同乡们一起创业开店。两个人呢分工合作，一个负责端出好菜，另外一个负责营运管理。这两个爱上台湾的意大利人，希望呢让台湾人不用飞到意大利，就可以品尝这道地的托斯卡尼美食佳肴。Ravioli bicolore con carne di manzo di vitello。意大利主厨 Ricardo 上菜，番茄、罗勒叶、松子、cheese 这些意大利菜不可少的食材，拼凑起来挑动味蕾。圆形饼皮里包着肉馅，这一道是泛着浓浓意大利味道的手工饺子。拿出事先揉好的面粉皮，撒点粉，对折再对折，切出整齐的长方形。面粉皮上涂上少许水分，放上一颗颗小丸子。肉馅是由牛肉、猪肉、意大利进口火腿、面包粉、蛋和帕玛森 cheese 调制而成。小丸子通通就定位后，铺上黑色的墨鱼面粉皮。Solo perché si sposava bene con il ripieno di carne che noi abbiamo fatto, squid ink. Ed è per quello che abbiamo scelto il nero di seppia. Io ho usato anche il cioccolato, sì. Ho fatto il cioccolato, la pasta cioccolato con la pasta gialla e la pasta gialla per fare il raviolo.黑色的墨鱼和白色的原味面皮是 Ricardo 在台湾的创意限定口味，在每个凸起的小山丘旁轻轻按压，让上下黑白两层面皮粘合更紧密。用器皿这么一裁切，圆形的意式饺子就成型。但小小的饺子还要小小加工，在饺子上穿刺出小孔，周边捏一捏，把小丸子压平，待会下锅较容易受热均匀。Adesso chiudo i bordi. Ok, chiudo i bordi, chiudo i bordi prima. E poi appiattisco il ripieno che c'è dentro. In questo modo quando mangiano. Quando mangiano hanno un raviolo uniforme.意式手工饺子制作完成后，还剩下一些面皮。Ricardo 把面皮放进压面机里。Vedi che con i ritagli della pasta che noi otteniamo non si butta via, possiamo fare altre mille paste tagli giù per me. Dunque, una volta finito il ripieno, se si dovesse avanzare la pasta, possiamo farci dei tagliolini e possiamo farci delle tagliatelle.真正厉害的大厨，厨德满分，绝对不会浪费任何的食材。不能再做饺子的面团，物尽其用就变身为面条。Mettendo caso che abbiamo finito il ripieno e rimaneva solo la pasta, abbiamo fatto diversi tipi. 剩下的面团。Tagliolini, 细面，手工细面，墨鱼口味的。再来。Pappardelle. Pappardelle, cioè se troppo a niente.Più grandi. Abbiamo fatto delle semplicissime tagliatelle. Tagliatelle, cioè cambiamento. Poi siamo arrivati alla fine avendo solo gli scarti che sono quelli bianchi della pasta, con quale abbiamo fatto il tagliolino. Capullo, niente, 在加了初榨橄榄油和盐巴的滚水中放入意式饺子，长得像是香菇一样的小小金元宝要在滚水中翻腾起舞六七分钟。 Ricardo 趁着空档调制酱料，大火快烧，火舌窜升，小番茄和巴西里叶瞬间煎熟，捞起意式饺子浸泡到 cheese 酱汁中，煮两分钟，让饺子沾上浓郁的 cheese 酱，撒上猪肉香肠肉末、巴西里叶和番茄酱汁。知道它的皮为什么是黑色的吗？知道。为什么？要当碗口味。好吃吗？外面这个皮啊很 Q， 里面东西很香，所以吃起来有点 Q 又香，很好的味道。吃起来真的很好吃。台湾吃不到的东西呀、啊，这个真正的是很好吃，它的味道哦，是很好，真材实料，
确实饺子表皮是软中带硬的弹牙，这就是意大利主厨 Ricardo 从家乡托斯卡尼带来的独特滋味。才30多岁， Ricardo 已经是勋章满满的国际知名主厨，除了在欧洲爬爬灶到处参赛，还在俄罗斯国际克里姆林宫烹饪赛中获奖，因为手艺了得被延揽到台湾的五星饭店当意大利餐厅主厨，后来决定放弃高档餐厅主厨的光环，和同样来自意大利的安德烈一起创业开餐厅。四年前认识，然后是食品代理商的背景，对，所以我之前接触他的团队，因为就是厂商跟客户的关系，后来因为我对这块比较熟，所以我们就决定，对，我们俩的就像我们另外一个股东，就决定一起投资开这家餐厅。Mai avuto una difficoltà perché prima gestivo i ristoranti per le altre persone e dunque c'era sempre la mia faccia, ma c'era sempre anche il voler alzare il livello del ristorante per il motivo per il quale mi avevano chiamato.Ora tutto il lavoro che facevo per prima lo sto facendo per me stesso. Dai, poi fammi mangiare insieme al suo compagno. 在台湾相遇的意大利老乡，两个人在餐厅里分工清楚。Ricardo 主内，活动范围以厨房为主。安德烈主外，负责外场公关。Ricardo 是餐厅的火爆鹰派，安德烈则是温和鸽派。在管理上，两个人平衡互补。Lui è la quiete prima della tempesta e io sono la tempesta dopo la prima quiete.其实 Ricardo 也用创意掀起小小的口腹风暴，手边有什么新鲜食材就能发挥浑然天成的厨艺底蕴，让人品尝到托斯卡尼的何许美好。这一锅用在地的百香果、水蜜桃、芒果、芹菜等新鲜蔬果调制出来的蔬果汁，加上一球冰淇淋，就叫做蔬菜汤，颠覆了传统上大家熟悉的热腾腾的蔬菜汤风味。因为杜家尝到，然后就开始笑了，对不对？对啊，那比较特别啊。嗯，好吃。因为就是这个蔬菜汤是咸的，哦，这个蔬菜汤是甜的，而且有我看有十几道的水果。安德烈来台湾6年了，当初是来台湾念研究所，毕业后有个稳定的工作，因此决定留在台湾。现在一口流利的中文，还有一点点的台味，但一开始也经历水土不服的时候。可能吃的嘛，也用筷子用不习惯啊，因为我是不太会，我现在会了，可是我是比较莫名其妙的是先学中文，再学用筷子。对，我学用筷子的时候，我中文已经也流利了。La lingua è come essere a Mosca, uguale identico. 他之前有接触过一样的，碰到一样的问题是在莫斯科那边，俄罗斯。Ma essendo già stata a Mosca, è un mercato che mi ha spaventato. 入境随俗，意大利人爱上台湾，在此开店扎根。